Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Prima di iniziare con una puntata che probabilmente sarà parecchio cicciona, devo fare un paio di doverosi ringraziamenti. A cominciare da Cristiano Paganoni, che si è unito al Patreon di questo podcast, gruppo Telegram privato compreso, e mi dispiace solo che sia arrivato pochi giorni dopo che avevo già registrato la puntata 200 e non ho potuto inserirlo nei ringraziamenti, ma rimedio ora. Grazie, Cristiano. Il secondo grosso grazie va a Roberto Callegari, che lui stesso, autodefinitosi un amatore runner pazzo del trail, ha voluto sostenere, e in che modo, la mia partecipazione al Cortina Trail della LUT con una donazione su PayPal accompagnata soprattutto da un bellissimo messaggio, e quindi che dire, grazie Roberto. E a proposito di LUT e di trail, oggi un po' si parla di queste cose, o meglio, oggi parliamo di chi si avvicina al trail magari sognando la Lavaredo Ultra Trail. Perché il trail running è effettivamente una disciplina in espansione ed io stesso faccio parte di quella fetta di runner che ha iniziato a correre su sentiero post lockdown. Ma anche oggi in tanti stanno approcciando a questo modo un po' diverso di vivere la corsa, spinti anche da sempre più persone che ne parlano e mi ci metto dentro anch'io nel mio piccolo. La curiosità di provare il sentiero sta venendo a molti, vuoi per i paesaggi, vuoi per i personaggi mitologici che ci sono anche attualmente in circolazione, vuoi appunto perché in tanti si stanno spostando al trail e ne parlano su Instagram o in generale sui social agli amici, eccetera, eccetera. E molto spesso chi inizia o desidera iniziare a fare delle prove di trail per vedere se la cosa gli può piacere mi fa delle domande, cui rispondo sempre volentierissimo, ci mancherebbe. Però ho notato alla fine della fiera che i dubbi dei rookies siano più o meno sempre gli stessi. E quindi quest'oggi li ho un po' raccolti e proverò a dare la mia risposta a questi quesiti che tanti neorunner si fanno e mi fanno. Domanda numero 1, posso usare le scarpe da strada su trail? Risposta sì, ma direi forse meglio ni. Dipende dal terreno sul quale poi andrete a correre. Se siete proprio all'inizio, vi consiglio caldamente di scegliere un sentiero facile, magari che conoscete già e sapete non essere tecnico. Lì probabilmente potrete anche usare le scarpe da strada. Tuttavia, in caso di percorsi difficili, fangosi, rocciosi, scivolosi e così via, la scarpa da trail specifica secondo me è necessaria, anche proprio per godersi l'uscita stessa, oltre che per una questione di sicurezza personale. Se ancora non siete sicuri di intraprendere definitivamente la strada del sentiero, come detto, provate su un percorso sterrato ma facile, con le vostre scarpe d'asfalto e vedete se vi piace. Casomai poi procederete all'acquisto in un secondo momento. Domanda numero 2. Di quanti chilometri devono essere i miei allenamenti sul sentiero? È giusto dire che spesso si corre su trail solo nei weekend o comunque quando si ha un po' più di tempo a disposizione, perché non tutti noi abitiamo a due passi dal sentiero. E di conseguenza è facile che le uscite su trail tendano ad essere un po' più lunghe rispetto alla strada. Oltre che per il fatto che c'è pure da contare il dislivello. E allora, prima di tutto, io sposterei l'attenzione sul tempo e non sul mero chilometraggio, proprio perché c'è da considerare la salita e anche la discesa. La prima cosa da fare, quindi, è partire comunque con allenamenti facili, ma tenere comunque in considerazione che l'uscita non dovrà essere di 10 km, ma al limite di un'ora, un'ora e mezzo, due ore. Non c'è chiaramente una regola fissa perché questo dipende da che tipologia di uscita si sta facendo. Se siete dei fortunati che possono correre su trail anche infrasettimanalmente, i vostri allenamenti potrebbero durare pochissimi minuti, 40, 50 minuti, un'oretta. Se andate nel weekend e quindi sostituite il lungo della strada con quello sul sentiero, è probabile che andrete sull'ora e mezza, due ore e qualcosa anche in più se siete particolarmente allenati. È chiaro che se siete all'inizio, anche le uscite più lunghe non saranno eccessivamente impegnative. Perciò una cosa che mi sento di consigliare è, se avete la possibilità, di chiedere a qualcuno di esperto di accompagnarvi.
chiedete al vostro amico che fa già allenamenti e gare di trail se vuole fare un'uscita con voi il prossimo weekend. E così potrete farvi accompagnare e guidare da lui con i primi allenamenti. Come già detto, quando poi calcolate la lunghezza delle vostre uscite dovrete tener conto del dislivello, perché anche solo 200, 300, 400 metri di dislivello positivo, se non siete abituati a farli, possono essere tosti, molto più del previsto. Un conto della serva che faccio, anche se poi in verità è per eccesso, mettiamola così, è quello di tener presente che 100 metri di dislivello equivalgono come tempo impiegato circa un chilometro in più che fatto in pianura. Questo l'avevo anche già raccontato in passato. In verità ho notato che allenandomi ho migliorato questo tempo e quindi 100 metri di dislivello non sono proprio un chilometro. Ma se siete all'inizio e non siete abituati a fare salite, prendete questo come riferimento di media per la lunghezza, la durata dei vostri allenamenti. Infine, per provare a chiudere un po' questa risposta, anche se non esiste una risposta precisa a questo quesito, ricordatevi, come ho già detto nel punto precedente, se è possibile di partire da dei sentieri già conosciuti, così eviterete di incasinarvi con le scelte sulle strade, sugli incroci e cose di questo tipo. Domanda numero 3. Voglio iscrivermi ad una gara di trail. Da cosa inizio? Difficile anche qua dare una risposta secca, perché dipende tantissimo da quanto uno allenato, da che base ha. In ogni caso, se si viene dalla strada e non si è affatto abituati alla salita, è bene non esagerare con i dislivelli. Se trovate una Eco Marathon, che a dispetto del nome non è per forza di 42 km, ma spesso ha al suo interno delle gare più brevi, potrebbe essere un giusto compromesso per iniziare. Infatti, in queste gare c'è un misto tra strada e sentiero e tendenzialmente i percorsi non sono difficili. Si tratta quasi sempre di gare piuttosto corribili. Se però volete buttarvi subito a pesce su qualche trail vero e proprio, guardate cosa c'è a disposizione e pensate al tempo che ci vorrà per arrivarci ben preparati. Come per le gare su strada, è doveroso un periodo di preparazione pre-gara per non arrivare al momento completamente fuori fase. A maggior ragione, se non avete esperienza su sentiere e su salite, concedetevi del tempo. Io ho fatto il mio primo trail al Chianti Ultra Trail con una gara da 20 km e 800 metri di dislivello. Non pochissimo per iniziare, neanche una cosa così mostruosa. Ma comunque correvo su sentiero già da circa 6 mesi. Si poteva fare qualcosa di più difficile dopo 6 mesi? Sì, senza dubbio. Ne sarebbe valsa la pena? Non lo so, onestamente. Ci vuole un periodo di adattamento, di transizione tra la strada ed il sentiero. Ed è bene andarci con cautela per evitare di farsi male, in primis, ma anche proprio per godersi tutto il percorso di crescita. Come già detto, è impossibile dare una risposta assoluta. Comunque, in linea di massima, vi consiglierei di cercare una gara che possa essere tra circa 2, 3, massimo 4 mesi, non di più, più che altro per evitare di averla troppo distante e perdere la motivazione. Ma questa gara non dovrebbe neanche essere eccessivamente tosta. Ci sono dei trail, chiamiamoli entry level, che secondo me sono ideali per iniziare, 10, 12, 15 km al massimo, e dislivelli positivi dai 400 ai 700 metri potrebbero già essere sfide impegnative per cominciare. Ma come già detto, tanto dipende anche da qual è il vostro pregresso. Se siete abituati a fare lunghe distanze su strada, potrete anche usare qualcosina in più per quanto riguarda soprattutto il chilometraggio, ma fate davvero attenzione al dislivello a non sottovalutarlo. Domanda numero 4. Come mi alleno per un trail? Ok, vi siete iscritti alla gara e adesso occorre allenarsi. Come sempre, la cosa migliore sarebbe quella di affidarsi ad un coach. Se ne avete già uno, siete a cavallo. Altrimenti esistono anche degli allenatori che sono proprio specifici per il trail, che sono specializzati su questa disciplina. Fateci un pensiero. Se però volete andare da soli, sappiate che nel trail entrano in gioco più fattori rispetto alla strada e quindi la preparazione, per quanto fattibile, potrebbe comunque essere più complessa. Dislivelli, salite e discese, meteo, stato di forma, terreno, orari e tanto altro
sono tutte variabili che influiscono sull'allenamento singolo e su tutta la preparazione. Preparazione che, come sempre, non sarà fatta solo di corsa, ma anche di potenziamenti vari. Qua non posso dare una risposta completa perché sarebbe fisicamente impossibile, non posso mica farvi una tabella. Una cosa che però ci tengo a dirvi è di prestare molta attenzione alle uscite lunghe. Questi, un po' come è anche per la strada, sono gli allenamenti più importanti di tutti, quelli decisivi perlomeno per finire la gara. E quindi in questi allenamenti lunghi, nei vostri lunghi del weekend di solito, dovreste cercare di riprodurre il più possibile le condizioni della gara. Terreno, dislivello, tipologia di corsa e così via. Ad esempio, se dovete fare una competizione in montagna con salite toste, un lungo fatto al parco sotto casa non vi darà di certo una grossa mano in questo senso. Quesito numero 5. Devo allenarmi solo su trail o posso fare anche strada? Questa la collego un po' alle precedenti. Non tutti abbiamo la possibilità di allenarci su sentiero 7 giorni su 7. Vuoi per motivi logistici, vuoi per motivi di tempo. Ed allora la risposta è: si può e forse si deve fare anche corsa su strada. Ovviamente queste uscite dovranno essere ponderate all'interno del vostro piano di preparazione e non fatte a caso. Difficilmente per un trail vi serviranno delle ripetute brevi fatte alla morte. Ovviamente che qua dipende da che tipo di gara state per fare, ma tendenzialmente non serviranno. Però sì, la strada serve come per il trail. Per fare uscite di qualità comunque servirà. Magari con ripetute più lunghe dell'esempio precedente, ma ce ne sarà bisogno, oppure anche per corse rigeneranti. Insomma, sì, la strada vi tocca farla anche se poi vi innamorate pazzamente del sentiero. Sesta ed ultima domanda: devo comprare subito lo zaino, la lampada frontale, i bastoncini ed altri oggetti? Postilla questa domanda, in verità a volte mi viene chiesto direttamente quale zaino bisognerebbe comprare. La risposta veloce comunque è no, non serve comprare tutto subito, ma andiamo più nel dettaglio. Se siete completamente a digiuno di trail, di certo non comincerete con lunghe distanze e dislivelli o con allenamenti in notturna. Perciò potreste partire anche senza nulla di tutto ciò, fatta eccezione magari delle scarpe che nominavamo nella prima domanda. Poi molto dipende anche da dove andate a correre e qua ci ricolleghiamo ancora una volta alle scarpe. In linea di massima comunque, se andate su trail l'unica cosa che potrebbe servirvi subito magari è un marsupio per portare un po' d'acqua. Ma anche quello classico dove riporre una flask da mezzo litro con spazio dietro per il cellulare potrebbe già essere sufficiente per iniziare senza spendere assolutamente un capitale. Poi, se mai, quando inizierete a fare uscite davvero lunghe o davvero impegnative, potrete passare all'acquisto dello zaino dove riporre, che ne so, due borracce. I bastoncini invece non vi servono all'inizio, perché prima che vi servano passano chilometri, chilometri e ore di allenamenti. Idem per la lampada frontale, se iniziate a correre fatelo di giorno che è più facile. Quando poi sarete degli impallinati magari vi comprerete anche quella. Insomma, quello che importa per un trail, anche breve, è portarsi comunque qualcosa da bere, magari un gel per di più e il cellulare e qualche altro oggettino, che potrebbero essere una garza, dei cerotti, dei fazzoletti, cose di questo tipo. Se si è un po' furbi, un po' organizzati, con il marsupio sopracitato e magari dei pantaloncini con qualche tasca, già le cose indispensabili si riescono a portare via. Peraltro marsupio che io avevo già prima di iniziare a fare trail perché lo usavo su strada. Se poi si vorrà iniziare a fare un po' più sul serio, probabilmente il primo acquisto specifico per il trail sarà proprio lo zaino. Lì effettivamente ci sta più roba e più comodo a tutto tondo per andare sui sentieri, ma non è assolutamente necessario per iniziare e provare. Anche perché comunque si tratta di un investimento da 50, 60, 70 euro e se poi non vi piacesse correre su sentiero sarebbero soldi buttati via. Per concludere ci tengo a dire che oggi non sono andato eccessivamente nello specifico sulla risposta a tutte queste domande, cosa che per alcune magari farò in futuro proprio con una puntata specifica.
però almeno spero di aver risolto, anche se non entrando troppo nel dettaglio, i dubbi più comuni di chiunque voglia approcciarsi al trail. Per farmi ulteriori domande, chiedermi approfondimenti e qualsiasi altra cosa, mi trovate su Telegram al mio account @LorenzoMaggiani. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e iscrivervi al canale Telegram. Sono le due piattaforme migliori per rimanere aggiornati su tutte le novità e di dietro le quinte di questo progetto. Come sempre c'è tutto quanto nelle note dell'episodio. Sempre nelle note trovate tutti i link se volete darmi una mano, anche tangibile, anche economica, così come hanno fatto Cristiano e Roberto, che approfitto per ringraziare nuovamente. Per oggi direi che è davvero tutto. Cari runners, spero di avervi tolto alcuni dubbi e soprattutto convinto ulteriormente che la corsa su sentiero, per quanto più complessa della strada, sia veramente fantastica. Ci sentiamo alla prossima puntata!